Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Oggi vi parliamo di una specie nota e ottima commestibile. Si tratta di un porcino e in particolare di Boletus edulis. Boletus edulis è un fungo carnoso che si presenta inizialmente con una forma piuttosto globosa, un cappello quasi emisferico che poi diviene convesso e infine spiana. La superficie può presentarsi perfettamente liscia, ma anche grinzosa, come in questo caso, soprattutto con grinzosità evidenti verso il margine. La superficie, oltre a essere liscia e lucente con tempo un po' umido, si presenta anche un po' vischiosa, untuosa. Questa è una caratteristica proprio del Boletus edulis, che si distingue bene ad esempio da Boletus estivalis, che ha una cuticola asciutta e quasi vellutata. I tubuli che troviamo sotto il cappello sono inizialmente bianchi, divengono poi giallini e verdastri a maturità e anche un po' più ampi e aumentano anche di spessore maturando. Sul gambo, che appare di forma un po' panciuta, quindi claviforme, è evidente, soprattutto nella parte alta, un reticolo chiaro, quasi bianco, che ne ornamenta la superficie. Questo reticolo, pian piano andando verso la base, scompare. Una caratteristica di questo fungo, per distinguerlo sempre da un'altra specie diffusa nel nostro territorio, che è Boletus estivalis, è il colore della carne immediatamente sotto la cuticola. Se noi osserviamo la carne al taglio, vediamo che la carne si presenta bianca in tutto il fungo, ma sotto la cuticola appare una sfumatura di colore. Questa sfumatura di colore è caratteristica del Boletus edulis. È quasi inesistente negli altri Boletus del gruppo. Sempre parlando della carne del fungo, questo fungo emana un gradevole odore fungino piuttosto caratteristico, gli intenditori infatti lo definiscono odore di porcino. Il gusto è dolciastro, dal punto di vista della commestibilità si tratta di un ottimo fungo commestibile che può essere consumato anche crudo. Abbiamo conosciuto in questa occasione Boletus edulis, una specie ottima commestibile che popola i nostri boschi, ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.